Buongiorno e bentrovati al palazzetto di Rimini, dove si sta svolgendo la finale della partita di misto. In questo momento si sta effettuando un cambio, siamo all'ultimo set, il quinto. Chi vince questo set vincerà il titolo di campione a livello nazionale di questa categoria. A seguire ci saranno poi le premiazioni finali di tutte le squadre e in particolare un omaggio a Valentina Coll, che è una ragazza scomparsa per un caso di mala sanità, e a lei è stato intitolato questo torneo in particolare, e anche i genitori sono presenti all'evento. Il palazzetto si sta riempiendo perché man mano le altre squadre impegnate nelle finali, una volta terminate le gare, si recano al palazzetto. Stiamo assistendo a degli scambi decisamente combattuti e si può notare dall'esultanza dei giocatori ogni punto effettuato. Come potete assistere, il fatto di lottare punto su punto deriva dal fatto che in questo sport il pareggio non esiste, quindi si ha un vincitore e un perdente. Siamo sul punteggio di 6-9 per la squadra alla nostra sinistra. Vi ricordo, per chi non fosse a conoscenza delle regole di pallavolo, che il quinto set, noto come tie break, termina a 15. Quindi rispetto agli altri set ha una durata molto minore. Quindi in questo set la cosa più importante è mantenere alta la concentrazione. Ci avviciniamo alla squadra dei Vigili del Fuoco di Rimini per assistere a un time out. Un time out nella pallavolo dura 30 secondi. Ora le squadre tornano in campo per gli ultimi minuti decisivi di partita. Abbiamo qui con noi Fabrizio Giorgetti, che ci farà un bilancio su questa prima rassegna. Eccolo qua. Ma siamo alle ultime battute, è rimasto soltanto questo campionato che state vedendo in diretta e il femminile Eccellenza. Il resto abbiamo terminato tutto. Per ora siamo praticamente alla fine delle gare, ma abbiamo tutta la fase della premiazione, le cose sono andate molto bene, non ci sono stati problemi sui campi, neanche di ordine di disciplina, sono tutte squadre molto corrette, quindi direi un bilancio per ora positivo, aspettando la prossima rassegna con il giovanile.
stiamo vedendo una partita stupenda. Due squadre toscane, quindi per me è particolare emozione, ma insomma fanno vedere veramente dei bei scambi. Molta tensione come tutte le finali, però una bella qualità in campo. Quindi la Wisp è anche questo, è anche qualità, oltre che divertimento. Tutte le altre squadre stanno cominciando ad assepparsi sugli spalti in attesa della premiazione che comincerà tra una mezz'oretta. Speriamo di darvela in diretta anche questa. Quindi quest'anno festeggeremo anche con questa rassegna i 70 anni con una piccola coreografia e tutti insieme cercheremo di festeggiare questo grande evento per noi e spero anche per i ragazzi. Grazie mille Fabrizio. Intanto possiamo assistere a un tifo molto acceso. Siamo quasi al termine della partita, quindi rimarremo insieme fino all'ultimo punto per regalarvi anche le emozioni che proveranno i giocatori che diventeranno campioni d'Italia. Ora siamo sul punteggio di 13-8 per la squadra della nostra sinistra, ovvero i Vigili del Fuoco Ruini. Questa volta invece ci avviciniamo nell'altro campo, sempre per provare ad ascoltare un time out. In questo momento il secondo arbitro sta segnalando che la squadra di destra ha appena richiesto il secondo time out e nella pallavolo più di due time out a set non possono essere richiesti. Siamo 14-8 per la squadra Vigili del Fuoco Ruini. E Ruini vince l'edizione 2018 di Rimini. Complimenti a entrambe le squadre che ci hanno regalato 5 set di pallavolo a livelli veramente eccellenti. In questo momento le squadre si saluteranno.
c'è un clima festoso sia nella squadra che è arrivata prima, ma soprattutto nella squadra che ha perso la finale, ma anche in questo caso dimostra una vera sportività. E questo è proprio quello che viene definito lo spirito WISP a 360 gradi. Tra pochissimo le squadre lasceranno il posto agli addetti WISP che si sono occupati di preparare la coreografia delle premiazioni, e anche le squadre presenti sugli spalti si recheranno al centro del campo. Lasciamo vedere gli ultimi momenti di relax post partita e noi ci risentiamo al prossimo collegamento, che sarà alle 12:30, sperando di potervi far vedere in diretta il meglio delle nostre premiazioni. A più tardi.